Minnesota. Si sente, sì, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Con molti di voi ci conosciamo, sono Bartolo Corbo, collaboro da tempo con Don Valentino e con Don Giuseppe per questa settimana biblica e sono stato un poco, diciamo così, il tramite per la presenza qua stasera del professor Gennaro Mira. Dire la verità, il vero gancio, come si dice in linguaggio televisivo, è stato Gino Smaldone, che è professore anche lui all'Università di Napoli e il direttore scientifico del Planetario di Caserta. Per chi non è di Caserta, ma anche per chi è di Caserta, sarà una sorpresa, perché a Caserta abbiamo uno dei planetari più importanti in Italia e perfino qualcuno dice in Europa. Ma veramente? E dove sta questo planeta? Sta con precisione. 167. Esatto, nel Parco degli Aranci, non diciamo 167, vabbè, se no gli abitanti del Parco degli Aranci si arrabbiano. Comunque, per capirci, la zona della 167, tra, diciamo, la periferia est di Caserta verso Mantalucco. Detto questo, voglio presentare il professor Mira, che è professore associato di fisica teorica all'Università Federico II di Napoli ed è membro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Lui si è laureato e si è dottorato a Napoli, ma ha fatto lunghi periodi di studio e di collaborazione scientifica un po' in tutta Europa e in America. Io sono andato, mi sono fatto mandare il curriculum perché onestamente, non essendo del ramo, quindi è un bel curriculum di 32 pagine, quindi insomma molte pubblicazioni, molti studi, quindi non lo devo dire io assolutamente, sono l'ultimo a poterlo dire, ma una persona molto qualificata. In modo particolare ha condotto ricerche, me le sono scritte, me le sono andato a vedere. Don Giuseppe prima parlava di Wikipedia, ormai è una miniera per tutti quanti. Si occupa di fisica teorica astroparticellare, con particolare riferimento alla nucleosintesi primordiale e alla cosmologia del neutrino. Ce ne possiamo Detto in italiano, mi sono andato a vedere un po' che roba era questa. Detto in italiano, la nucleosintesi primordiale, poi ve lo dirà ovviamente lui, è, diciamo così, sono delle particelle, dei nuclei che si formano nei primissimi momenti dopo il famoso Big Bang, e dai 4 ai 6 minuti, se dico bene, se mi sono informato bene, e poi la cosmologia del neutrino, che sarebbe, diciamo così, i divulgatori lo definiscono come l'eco del Big Bang, quindi una sorta di eco che ci viene da miliardi di anni. Il professore è anche autore di moltissime pubblicazioni scientifiche, e due delle quali sono state edite da una prestigiosissima casa editrice scientifica, che è la Cambridge University Press. E il professore Mira terrà una comunicazione sulle origini dell'universo. Noi lo abbiamo pregato, non essendo, che io sappia, insomma, non essendoci qua specialisti della materia, di essere molto divulgativo. Io un'ultima cosa e poi cedo la parola. Io voglio fare un ringraziamento particolare a Don Valentino e a Don Giuseppe, che da qualche tempo stanno aprendo questa settimana biblica a queste incursioni multidisciplinari. L'anno scorso, per chi c'è stato, venne il professore Tirino dell'Università di Salerno a presentare l'Apocalisse nel cinema. Quest'anno facciamo questo connubio tra le scienze bibliche e le scienze fisiche, insomma. Grazie. Aspetta, Bartolo ieri ha fatto 25 anni di matrimonio. Auguri. Diamo la parola al professor Mira. Sì, non so se si può spegnere qualche luce per vedere meglio. Domando tecnicamente. Allora io, buongiorno, buonasera a tutti, vi ringrazio. Ringrazio gli organizzatori per l'invito e cercherò, in una mezz'oretta, di fare un po' un discorso generale, ovviamente assolutamente non tecnico, sulle origini dell'universo, ovvero come i fisici oggi leggono tutta una serie di osservazioni sperimentali e teoriche, cioè modellistica teorica, ci permettono di avere una visione abbastanza completa di quello che è accaduto nei primi istanti dell'universo. Diceva bene prima il professor Corbo, cioè un periodo che, diciamo, va dall'istante zero, in un istante standard, per dare un'idea del momento primordiale, fino ad alcune ore. Poi l'evoluzione
l'evoluzione ovviamente ha seguito il suo corso fino ad arrivare a oggi, cioè circa 13 miliardi di anni dopo quell'istante. Ma il grosso delle, diciamo, il grosso della fenomenologia in realtà è avvenuta nei primissimi istanti, cioè nelle prime ore. Per fare questo dovrò fare un excursus storico anche per collocare la ricerca cosmologica nel giusto framework, cioè in una cornice adatta per comprendere quelle che sono state le domande che i fisici si sono da sempre posti e le risposte a cui lentamente stiamo arrivando. Non siamo arrivati alla fine del discorso, ovviamente. Probabilmente siamo solo all'inizio, non so se mai esisterà una fine, però quello che sta accadendo è che via via le informazioni che stiamo raccogliendo stanno delineando un quadro che sembra avere sempre di più dettaglio e ci sta fornendo un'immagine, diciamo, interessante dell'universo. Io sono un fisico teorico, quindi diciamo, è la fisica teorica delle astroparticelle, vuol dire particelle elementari, l'estremamente piccolo e l'estremamente grande, che si sono fusi in un istante. Questo istante si chiamava Big Bang. Quindi è un momento in cui guardare al piccolo e guardare al grande in realtà è guardare esattamente allo stesso oggetto. Ora, da sempre, diciamo, l'uomo si interroga su grandi questioni e io vorrei però focalizzare sulle questioni che riguardano il mondo fisico, cioè le questioni alle quali posso provare a dare un piccolo contributo interpretativo oggi, e cioè una serie, e le domande, diciamo, vorrei quindi focalizzarle su quello che è il mondo misurabile, cioè quel mondo che è fatto da quelle quantità, le grandezze, che noi chiamiamo grandezze fisiche, che possiedono uno strumento per la misura, una lunghezza, un tempo, la massa, cioè il peso di un corpo e così via. La fisica si occupa di questo. Beh, la fisica, se guarda al cosmo, cioè se guarda all'interazione tra gli oggetti, quindi l'interazione tra i corpi, ovviamente alla fine di un processo molto lungo che è durato molti secoli, alla fine è riuscita a focalizzare la propria attenzione, a individuare dei soggetti che sono soggetti fondamentali e intorno a questi e su questi porsi delle questioni. L'essenza della materia, cos'è la materia? Cioè la materia così come la conosciamo tutti. Abbiamo ascoltato negli ultimi 2 anni una serie di seminari, di notizie rimbalzate anche sui giornali circa la cosiddetta particella di Dio, no? Qualcuno, probabilmente tutti avrete ascoltato qualche seminario, qualche trasmissione dedicata a questo. Ecco, quando parlo dell'essenza della materia in realtà sto parlando di questo. La struttura del vuoto. Cos'è il vuoto? Beh, per il fisico il vuoto è un oggetto fondamentale, è ricchissimo, è dal vuoto che emerge gran parte di quello che osserviamo. Quali sono le leggi che regolano l'interazione tra i corpi, cioè le forze? Molti secoli dopo Newton stiamo ancora cercando di comprendere quelle che sono le leggi che regolano le forze tra i corpi. E poi, infine, quello che è l'argomento della lezione di oggi, l'origine e la struttura del corpo. È chiaro che devo un attimo fare una precisazione che riguarda un po' il metodo scientifico galileano, che nel caso degli studi che riguardano l'universo entra un po' in tensione, è un po' un problema la riproducibilità del fenomeno scientifico. Noi di universo ne abbiamo uno, non possiamo produrre molti universi e su questi universi fare degli esperimenti. Noi abbiamo un universo che fortunatamente è molto complicato, molto complesso, quindi quello che possiamo fare è, come in un puzzle, provare a mettere i tasselli e vedere se alla fine i tasselli, partendo da destra e da sinistra, convergono in un oggetto, cioè cerchiamo di costruire una immagine, una struttura che sia internamente consistente. Abbiamo quindi dovuto modificare il nostro concetto di metodo scientifico per adattarlo a un sistema unico che è il cosmo. Ovviamente dobbiamo costruirci dei modelli, che sono i modelli, il linguaggio della fisica e la matematica. Quindi dobbiamo costruire dei modelli matematici che siano in grado non solo di descrivere quello che osserviamo, ma anche di prevedere nuove cose che non abbiamo ancora osservato. E poi
spingere lo sperimentatore a costruire strumenti per misurare quello che abbiamo predetto e non ancora osservato. Se questo dovesse accadere, beh, questo è un punto a favore della nostra teoria. Se questo non accade, saremo assolutamente pronti a cambiare la teoria. Il teorico e lo sperimentale sono due corridori, una volta sta avanti l'uno, una volta sta avanti l'altro. Insieme corrono verso una meta ignota, una meta che abbiamo un'idea di come possa essere, di cosa possa essere, quello che si chiama una teoria di ogni cosa, che i fisici chiamano la teoria di ogni cosa, e che potrebbe essere l'orizzonte che forse intravediamo. Che forse intravediamo, cioè intravediamo quelle che sono delle segnature, cioè dei segnali che in qualche maniera ci incoraggiano ad andare in quella direzione. Però questo ovviamente non ci garantisce che in fondo al tunnel ci sia esattamente quello che ci aspettiamo debba esserci. Io fisserei l'inizio della fisica nel senso compiuto dell'astronomia, visto che stiamo parlando di cosmologia, a Isaac Newton, cioè al primo, e quindi a Galilei, ne parlerò tra un attimo, che oltre ad aver definito il metodo scientifico e aver dato, diciamo, all'astronomia e alla fisica una struttura diversa, cioè quella di una teoria moderna, così come la intendiamo adesso, ma soprattutto per, non so se si vede molto questo pointer, comunque, è per aver dato dei contributi fondamentali, cioè aver individuato e parametrizzato quella che è la legge della gravitazione universale, quindi dobbiamo a Newton l'aver compreso la legge che riprendo molto banalmente, e qui, cioè le forze si attraggono in una maniera che è proporzionale alle masse stesse e che diminuisce col quadrato della distanza. Questa osservazione è un'osservazione fondamentale. Le leggi della gravitazione, cioè che fanno cadere i gravi, sono in realtà anche quelle che tengono i pianeti in orbita, e questo è un altro importantissimo e fondamentale passo nella conoscenza umana, e che sono azioni dunque che avvengono a distanza, cioè l'azione si esercita a distanza, e poi Newton ha dato anche altri contributi, non solo al uno dei passaggi fondamentali nell'evoluzione della matematica e del calcolo differenziale, ma anche allo studio della luce in una interpretazione, per così dire, che chiamiamo corpuscolare, insomma una storia lunga che non voglio affrontare perché, diciamo, non riguarda il seminario di oggi. Comunque, una serie di contributi fondamentali, l'inizio della fisica. Ci sono degli aspetti interessanti che vanno considerati, per quanto, diciamo, Newton fosse una mente totalmente aperta a mettere in gioco tutte quelle che erano le convenzioni del tempo, però, diciamo, sull'assolutezza di spazio e tempo, per i fisici di allora, questo era un dogma, un punto fondamentale, un assioma da cui partire la costruzione della fisica. Questa assolutezza in realtà era, di questa assolutezza si disquisiva già all'epoca, però, diciamo, la struttura della fisica newtoniana è una struttura che dice il tempo è un orologio universale che scorre in qualche modo, è lo stesso per tutti, e non ha nulla a che vedere con la misurazione della posizione nello spazio. Quindi il tempo e lo spazio sono due oggetti che non parlano tra di loro. C'è un tempo che inesorabilmente scorre, non lo possiamo fermare, tutta la scrittura, tutta la descrizione del moto dei corpi avviene tenendo conto di questo orologio appeso al muro, che è lì, che funziona per qualche meccanismo misterioso che non conosciamo, dobbiamo tutti riferirci a questo oggetto. In fondo, diciamo, è l'idea che abbiamo di tempo, anche noi oggi. La relatività di Einstein è un oggetto che impariamo dai libri, che studiamo quando dobbiamo fare un corso, quando siamo in un corso di laurea in fisica, che sperimentiamo in un laboratorio di fisica, ma è assolutamente distante da quella che è la percezione di tutti i giorni. Noi ci muoviamo a velocità bassissime, non possiamo avere esperienza di fenomeni relativistici, cosa diversa, diciamo, se fossimo delle particelle, in quel caso ci muoveremmo a velocità prossima a quella della luce. La storia ovviamente inizia con Galilei, perché Galilei costruisce le sue lenti,
mette a posto il suo cannocchiale e quindi comincia a fare un'osservazione del cosmo che va al di là delle osservazioni ad occhio nudo. Quindi si rende conto della esistenza di un sistema stellare, della definizione del nostro sistema stellare, che è la nostra galassia. Ovviamente in quel momento più una serie di studi ovviamente planetari, però diciamo l'idea di cosmo con Galilei e per un po' di tempo anche dopo Galilei in realtà è limitata alla Via Lattea, cioè questo, noi siamo immersi nella Via Lattea, siamo ad alcuni kiloparsec, che è un'unità di misura di una distanza enorme diciamo dal centro della galassia, non viviamo molto al centro, siamo un po' periferici, siamo in un braccio un po' periferico della nostra galassia, comunque diciamo vivendoci dentro è difficile capire che siamo in quell'oggetto e vedere soprattutto oggetti che sono al di fuori della nostra galassia. Come affrontare uno studio così complicato? E beh, è chiaro, immaginiamo di costruire un modello del tutto. Oggi vorrei in qualche modo darvi l'idea che tendiamo a una teoria del tutto, siamo lontanissimi da raggiungere una teoria del tutto probabilmente, allora quello che facciamo è cominciamo a almeno a spiegare qualcosa, quindi a suddividere il nostro sistema, un atteggiamento riduzionistico per quanto si possa applicare, un approccio riduzionistico ovviamente a un sistema così complicato, e quindi cominciamo a limitare le osservazioni a oggetti un po' più piccoli. Ovviamente quello che dobbiamo fare, che cercherò di fare rapidamente oggi, è, ho delle leggi a disposizione, questi sono i fenomeni che capisco, cioè gli oggetti cadono, emettono luce, i pianeti si attraggono, queste sono leggi che Newton in qualche maniera mi ha insegnato, so riscrivere su un foglio di carta, so fare delle previsioni. Poi ci sono delle osservazioni. Osservazioni che sono alcune effettivamente misure, cercherò di dirvi cosa è stato misurato, altre sono dei paradossi, cioè delle cose che osservo, che non osservo e che non capisco perché non osservo, sulla base, diciamo, di quelle che sono le leggi fisiche. Quindi devo sempre un po' giocare su questo, cioè da un lato fisso i miei assiomi sono le leggi fisiche e diciamo il buon senso, e poi cerco di dedurne tutta una serie di conseguenze, alcune di queste sono paradossali perché non vengono osservate, quindi il paradosso l'ha spiegato in qualche maniera. Ora cerchiamo di chiarire qual è il punto di partenza della cosmologia di ieri e soprattutto di oggi. È quello che si chiama il principio cosmologico. Cioè il principio cosmologico dice che noi non viviamo in un punto speciale dell'universo, anzi tutti i punti dell'universo sono tutti equivalenti. Se la Terra avesse avuto origine in un altro posto, in un'altra galassia, in Andromeda, vicino a un Sole come il nostro, un pianeta che è capace di ospitare la Terra, e stessimo adesso discutendo di questo in quel pianeta, le leggi fisiche che quella specie starebbe discutendo avrebbero più o meno la forma che abbiamo noi, potrebbero essere formalizzate in una maniera diversa, ma gli oggetti fisici sono gli stessi, cioè la fisica non cambia punto per punto dell'universo, tutti i punti dell'universo hanno la stessa dignità. Questo è un punto di partenza, cioè è un assioma iniziale, è un'ipotesi che facciamo. Ovviamente siamo sempre pronti nel momento in cui questo dovesse portare a delle conseguenze che non riconosciamo come vere, perché ne abbiamo delle osservazioni che ce lo comportano, a cambiarle. Fino adesso, diciamo, non abbiamo necessità di cambiare il principio cosmologico. I principi in fisica sono punti di partenza, cioè sono osservazioni, conseguenze di osservazioni sperimentali, non vanno dimostrate. Che significa? Quali sono le evidenze a favore? Beh, se osserviamo l'universo, e stiamo parlando di un oggetto, diciamo, le cui dimensioni sono 13-14 miliardi di anni, è l'età tipica, e immaginate 13-14 miliardi di anni quanta strada ha fatto la luce. La luce in un nanosecondo fa 3 metri, in un miliardesimo di secondo. Quindi in un secondo fa 3 per 10 alla 8, cioè 300.000 km all'ora, come tutti sappiamo, in distanze gigantesche. Bene, questo è
Dunque, la dimensione dell'universo che osserviamo. Quindi, la composizione chimica è identica. Le leggi di gravità nei sistemi che studiamo si mostrano assolutamente identiche. E le leggi, diciamo, che riguardano l'emissione di luce, come la materia appare strutturata, perché possiamo anche misurare la composizione attraverso lo studio della spettrometria, cioè come sono fatta, come è fatta la luce che emettono le varie sostanze, beh, assolutamente identiche a quelle che farebbero sulla Terra. Quindi, diciamo, tutto l'universo è paese, si comporta tutto alla stessa maniera, ogni posto obbedisce esattamente alle stesse leggi. Beh, ovviamente possiamo, quello che però è sicuramente vero, che se c'è stata, se c'è adesso la costanza, diciamo, di queste quantità, uno potrebbe, ma diciamo, questa è una slide che ho messo più per completezza che non per, più per una provocazione, uno potrebbe anche mettere in dubbio che nel tempo ci sia stata una variazione di questo, e gli studi su questo sono stati fatti. Non c'è evidenza nemmeno di una variazione di queste quantità nel tempo, cioè la gente l'ha guardata queste cose e non ne abbiamo una esigenza. Quindi il primo osservabile cosmologico è la Via Lattea. La Via Lattea, che è un oggetto limitato, una galassia spirale di cui, come dicevo, noi abitiamo uno dei bracci, ed è un sistema stellare finito. Normalmente questi oggetti hanno una dimensione che in queste unità di misura, diciamo, è circa una decina di kiloparsec. Questa distanza è, diciamo, una struttura piatta, cioè esiste un disco che si chiama appunto il piano galattico, e questo piano galattico c'è una spirale schiacciata, la quale ovviamente possiede tutta una serie di caratteristiche. Non tutte le galassie sono a spirale, ci sono tutta una serie, insomma, una classificazione ricca di galassie. La nostra, diciamo, è una galassia del genere, caratterizzata da campi magnetici, da luce, e quello che oggi si sta scoprendo è che il centro di queste galassie quasi sempre è abitato da un mostro enorme, che è un buco nero di dimensioni incredibili. È il vero motore della galassia. Questo, diciamo, adesso ci sono le evidenze per una buona parte delle galassie osservate, ed è sicuramente un aspetto di novità. Qual era il punto tra, vabbè, l'osservazione l'abbiamo fatta, cioè abbiamo questo oggetto, questa struttura, qual è il problema che immediatamente i cosmologi antichi si debbono porre? Ma se il cielo, se l'universo è infinito, se è infinito ed eterno, ed è trasparente alla luce, perché io osservo la luce emessa dalla... L'accumulo di questa luce prodotta in eterno e da un'infinità di oggetti dovrebbe alla fine darmi come risultato un cielo che è sempre luminoso. Questo sì, lo si capisce molto facilmente, perché guardate, io adesso mi metto a una distanza, diciamo, che vale 1 in qualche unità, e ho un po' di stelle, che sono queste, che emettono luce, che osservo qua. Beh, è facile vedere che se adesso prendo le stelle che sono poste al doppio di questa distanza, è vero che il loro flusso diminuisce, l'ho guardato la distanza, perché più l'oggetto è distante, più quello che arriva a me di questo flusso è una parte ridotta, c'è un fattore di riduzione, ma il numero di oggetti che io vedo sotto l'angolo è aumentato, e aumenta esattamente la stessa quantità. Quindi lungo la linea di vista io dovrei sommare il contributo luminoso di tutti questi oggetti, ma la distanza è infinita. E il tempo è infinito se è eterno, se è eterna questa struttura. Il che significa che oggi dovrei, non avrei mai la notte, cioè il cielo dovrei apparire come totalmente luminoso, sempre, indipendentemente dalla posizione rispetto al sole. Perché non accade questo? Questo è il famoso paradosso di Olbers, cioè come mai il cielo non è sempre luminoso? Beh, allora, come sempre, bisogna tornare un attimo indietro e dire, beh, uno di questi tre non deve essere falso, cioè una di queste tre posizioni di partenza non deve essere corretta, e chiaramente non la trasparenza, io vedo la luce attraversare il cielo, attraversare il cosmo, posso fare osservazioni con
con dei telescopi di oggetti che sono a enormi distanze. Quindi non è questo il problema. Il problema molto probabilmente ha a che fare con questi due signori qua. Allora, a questo punto ci viene in aiuto Einstein. Beh, Einstein rappresenta come Newton e come Galilei un momento in cui la fisica fa una svolta, in cui la conoscenza umana cambia di livello, cioè riesce ad assumere ed acquisire strumenti assolutamente inaspettati sulla base di un ragionamento assolutamente teorico. Lui ha due fondamenti, da moltissimi contributi alla fisica, e non sono solo questi due, infatti il premio Nobel lo prende per nessuno di questi due, ma per altre cose. Però comprende e formalizza il problema della relatività tra spazio e tempo, e quindi supera il concetto assolutistico di spazio e di tempo come entità separate, ci fornisce strumenti che oggi sono gli strumenti usati quando si fa la fisica delle particelle, perché le particelle vivono di relatività, perché si muovono a velocità prossime alla velocità della luce, e allo stesso tempo però comprende che lo spazio-tempo, così come spazio e tempo non sono assoluti, addirittura la geometria dello spazio-tempo è un oggetto dinamico, cioè è lo spazio-tempo che si deforma per accomodare, come rappresentato in questa figura, l'effetto gravitazionale, cioè il peso degli oggetti che lo abitano. Quindi lo spazio e tempo non sono un oggetto assoluto, ma è un oggetto dinamico, cioè si deforma, sente. Anche in questo momento si sta in maniera assolutamente inapprezzabile, ma deformando per la nostra presenza, che in quanto possessori di materia e quindi di energia lo modifichiamo tutte le volte che propaghiamo nello spazio e tempo. Va bene, per noi è inessenziale, l'effetto non è misurabile, per un pianeta l'effetto è assolutamente fondamentale, non vi dico per altri corpi celesti più grandi del pianeta. Il problema della relatività ristretta è in realtà un problema vecchio ed è un problema che nasce dal fatto che si era compreso, diciamo, verso la fine dell'Ottocento, che i fenomeni elettrici e magnetici erano fenomeni unici, cioè era una fenomenologia in realtà descritta dalle stesse leggi, questo ad opera prima degli esperimenti di Faraday, poi delle leggi scritte da Maxwell, e il problema grosso era come intuito da una serie di sperimentatori, è che se uno metteva l'elettromagnetismo, cioè la luce così come la conosciamo, che in tutti gli esperimenti mostrava sempre una velocità costante, indipendente dal sistema, dall'emettitore, dal modo dell'emettitore. Questo non è vero, no, in generale. Se io correndo lancio l'oggetto si muove rispetto a chi sta fermo con una velocità che è la somma della mia velocità più quella dell'oggetto lanciato. La luce non fa questo. La luce, da qualunque emettitore emesso, indipendentemente dalla velocità dell'oggetto, è sempre la stessa. Questo, di nuovo, paradosso, misurato correttamente, cioè fatto un esperimento, si aspettava l'effetto, cioè quindi ci si aspettava di osservare figure di interferenza a causa di questo problema, in realtà queste non furono osservate. E questo diede là ad Albert Einstein di formalizzare la sua teoria della relatività ristretta. Dalla relatività ristretta, diciamo, segue la relatività generale, e quindi Einstein comprende che lo spazio e il tempo, dove vivono i pianeti e quindi anche l'universo, diciamo, il contenitore più grande, questo spazio-tempo è deformato dagli oggetti stessi che lo compongono, cioè da queste sorgenti di energia o questi oggetti che possiedono massa in quanto sorgenti stessi del campo, e prova a scrivere delle equazioni che oggi vanno sotto il nome delle equazioni di Einstein della relatività generale, che insomma era uno schema che andava a sostituire la vecchia teoria di Newton. Quindi Einstein nel 1917, ma diciamo la teoria della relatività generale viene pubblicata nel 1915. Poi c'è l'applicazione alla cosmologia, scrive l'equazione per la cosmologia e immediatamente trova un problema. Cioè, l'oggetto, così come è fatto,
se deve essere statico, cioè se deve essere eterno, ahimè, lui deve aggiungere a mano qualche cosa che non si aspettava di dover aggiungere, che è questo tempo. E qua comincia una discussione lunghissima, perché ovviamente lui vorrebbe una teoria che gli predica un universo stazionario, e invece lo può fare, ma è costretto a infilare a mano nell'equazione un termine che tutto sommato non gradisce molto. Il problema è che un po' di anni dopo Hubble, questo americano che si dedica all'osservazione, diciamo, delle quello che uno fa, che stiamo facendo, provo a dirlo, è che la luce, quando è emessa da una sostanza, è emessa attraverso delle linee particolari, cioè anche la lampadina di casa che abbiamo ha una luce, ha una cromaticità che dipende dal dispositivo. Se cambiate il dispositivo, cambia il tipo di cromaticità dell'emettitore. Beh, allora io, studiando questo, che vuol dire andando a guardare di quali frequenze è composto, posso determinare qual è l'oggetto che sta emettendo, cioè qual è la sostanza che sta emettendo. Quindi tutte le sostanze hanno una carta d'identità, che è questo spettro. È la carta d'identità della sostanza che mi permette di identificarla anche se io non ci metto le mani. Cioè una stella emette e capisco che sta emettendo l'idrogeno tal dei tali semplicemente perché vado a osservare la luce che emette solo l'idrogeno tal dei tali. Bene, voi sapete però che esiste un fenomeno che si chiama fenomeno, che serve l'effetto Doppler, che e questo lo sperimentiamo quando passa una sirena. Ecco, se la sirena sta venendo verso di me, la frequenza di emissione io la sento più elevata, appena la sirena passa e mi abbandona e si allontana da me, cambia la frequenza. La stessa cosa succede per la luce, per la frequenza della luce, se l'oggetto si sta avvicinando a me o si sta allontanando da me. Cioè, se la stella si sta avvicinando a me, io dovrei vedere quello che si chiama in gergo un blue shift, cioè uno spostamento verso il blu di quello che normalmente dovrebbe emettere. Se invece si allontana da me, dovrei trovare quello che si chiama uno spostamento verso il rosso, cioè un redshift della luce. Hubble scopre, e quindi è un fatto sperimentale, che c'è una relazione tra il redshift e le distanze. Più gli oggetti sono distanti da me, più l'emissione è shiftata verso il rosso. Quindi più è lontano, più si allontana velocemente. Questo ovviamente non era compatibile con l'universo stazionario di Einstein. Questo era tipico di un universo in espansione. Cioè di un universo in cui gli oggetti, stiamo parlando di quelli che sono a distanze cosmiche, fra la Terra e la Luna la distanza è sempre la stessa, non è che col tempo si allontana. Stiamo parlando degli oggetti che sono a distanze cosmologiche, cioè quelli che sono gli ammassi di galassie, quindi oggetti grandissimi, tra noi le nostre distanze rimangono identiche. E questo è, diciamo, una spiegazione semplice. Quindi dicevo, questa legge di Hubble è l'altro evento inatteso. Bene, allora si comincia a comprendere che l'universo, così come lo prevede la legge della relatività generale, la relatività generale è un universo assolutamente non banale. C'è un universo di materia che si espande e si allontana, e quindi espandendosi e allontanandosi vuol dire che partono da un punto in comune, quindi non sono eterni, cioè hanno avuto un'origine. Quindi viene meno uno dei punti che era fondamentale per prevedere il paradosso di Olbers: non è eterno. In fondo non è nemmeno infinito, perché se ci espandiamo vuol dire che io riesco a vedere solamente una regione limitata dell'universo. Ma nonostante, diciamo, abbiamo compreso che l'universo non è stazionario, abbiamo compreso che l'universo ha avuto quello che possiamo chiamare un istante, un t uguale zero, un istante iniziale, di cui poi dobbiamo comprendere le caratteristiche e la ragione, ciò nonostante i conti continuano a non tornare.
E di questo se ne accorse una persona qualche decennio fa, perché guardate, l'attrazione fra Terra, l'attrazione che sente la Luna, in particolare questa relazione che lega la velocità di rotazione, se fosse un cerchio, in realtà in generale è un'ellisse, però insomma se fosse un cerchio è una relazione che lega la velocità di rotazione intorno al Sole con il raggio stesso dell'orbita, ripeto, se fosse un cerchio. E vedete, è legata alla massa. Quindi io, andando a guardare il movimento dei pianeti, cioè la velocità con cui ruotano intorno a qualche altro oggetto, posso capire la massa del pianeta, della struttura che sta esercitando la forza di attrazione. Beh, nel 40 Zichi fa questo ragionamento e dice, vabbè, io mi metto a contare la massa. Invece di farlo per un oggetto gigantesco, lo faccio pezzetto per pezzetto. Beh, se la massa dei pezzi deve essere uguale alla massa totale, cioè da qua vado a stimarlo con le rotazioni. O lo faccio all'interno di ogni oggetto, beh, alla fine io devo avere lo stesso conteggio in massa. Cioè, stiamo cercando di capire quanta massa è contenuta nell'universo. L'universo quanta massa possiede? Il guaio è che la somma degli addendi non fa il totale. Il totale è molto di più della somma degli addendi. E questo ha una sola spiegazione, partendo dagli assunti che ho fatto prima, cioè se è vero Newton e quindi è vero Einstein e quindi è vero tutto quello che abbiamo detto prima, l'unica possibilità è che ci sia della roba che non vedo, che esiste, che esercita una forza gravitazionale, che ha un peso e che oggi si chiama materia oscura. Esistono ovviamente una serie di studi sono gli studi sulle curve di rotazione, vabbè, si va a guardare la velocità con cui le stelle ruotano intorno al centro della galassia, si fa con delle misure particolari, lo si fa galassia per galassia e si scopre una cosa incredibile. La nostra galassia è un dischetto come un CD, no? Immaginiamo questo disco piatto, in realtà è immerso all'interno di una sfera omogenea di questa materia oscura il cui raggio è 10 volte il disco schiacciato della galassia. E la evidenza di questa materia oscura è universale, cioè con variabilità ovviamente da sistema a sistema, ma grosso modo è universale. Non solo, non riguarda solamente le galassie, ma anche gli ammassi di galassie, e gli ammassi di ammassi di galassie, la struttura, poi ve la faccio vedere come è fatta. Quindi vuol dire che ci sfugge una quantità enorme di materia che compone l'universo, anzi si sfugge la totalità di quello che compone l'universo. Beh, vabbè, qua sono un po' di curve, non voglio fatto per le varie galassie, queste NGC sono nel catalogo e quindi andatelo a fare, uno lo va a fare e scopre che in realtà. Quindi che sappiamo? Nell'universo esiste una grande quantità, quasi il 96%, di materia e di energia, la cui natura è sconosciuta, ma sconosciuta tuttora, cioè noi lavoriamo su questo. Ci sono satelliti in questo momento in giro intorno a noi, osservazioni anche da Terra, che stanno cercando di scovare segnali. Anche LHC, la macchina LHC che sta a Ginevra, sta provando a cercare tracce di questo oggetto. Ci sono rivelatori di un chilometro cubo in ghiaccio nell'Antartide, in questo momento lo stanno cercando. Beh, ogni tanto la comunità scientifica si eccita per qualche notizia di osservazioni interessante, però devo dire, come diceva un famoso fisico tedesco, una osservazione equivale a zero osservazioni, due osservazioni sono un'osservazione, cioè un'evidenza sperimentale lascia il tempo che trova, due evidenze sperimentali cominciano a essere qualche cosa. Bene, oggi non c'è solo il problema della dark matter, ma c'è anche un altro problema più grande che la dark energy, perché vedete questo 96% è fatto a due termini, cioè uno è circa un quarto dell'energia complessiva dell'universo e questa roba che chiamiamo materia oscura, ma ne rimane un oggetto molto più grande che non ha forma di materia, che ha forma di energia.
La radiazione elettromagnetica, la luce per intenderci, non ha materia, ma è energia. Bene, questa roba che si chiama dark energy è proprio la parte principale del budget energetico dell'universo. Le osservazioni cosmologiche vedono, sono ovviamente poi evolute nel tempo, e quella che diciamo l'ha fatta un po' da padrone negli ultimi 20 anni è certamente l'osservazione di quello che si chiama il fondo cosmico. Probabilmente avete visto qualche programma dedicato a quello che osservarono nel 65 Penzias e Wilson, che appunto gli ha dato il Nobel per questa osservazione, che era un rumore. Loro pensavano fosse un rumore dell'antenna, stavano facendo studi completamente diversi, perché stavano facendo degli studi legati alla radioastronomia e sentivano che il loro radio, che il loro strumento continuava a captare un rumore non noto. Allora cominciavano a pensare che potesse essere una trasmissione locale, e poi togliamo questo e poi togliamo quello, invece no. Addirittura pensavano fossero dei colombi, no? Si racconta la storia degli uccelli che hanno nidificato da dentro, e invece no. Era il rumore fossile di questa radiazione che fu emessa durante il Big Bang e che tuttora, diciamo, permea tutto l'universo. In realtà di queste radiazioni ne esistono diverse. Oltre a questa elettromagnetica, cioè oltre a questo diciamo tepore del Big Bang, tepore è 3 gradi Kelvin, quindi meno 270 gradi Celsius, però diciamo non è lo zero, che invece uno si aspetterebbe. Bene, a questo tepore se ne aggiungono degli altri, perché tra l'altro c'è anche un fondo di neutrini che la gente vorrebbe osservare e che, ahimè, diciamo, purtroppo non è facile osservare, perché quelle sono delle particelle che non si lasciano catturare facilmente. Quindi quello che voglio dire è che la radiazione cosmica di fondo che hanno fatto anche esperimenti italiani come Boomerang alla fine degli anni 90, iniziata da Penzias e Wilson e poi fatta tutta una serie di osservazioni sperimentali, oggi ci ha dato forse la quantità di informazioni cosmologiche più ricca che si potesse immaginare. Vengo alle ultime slide, che sono semplicemente fotografie, per farvi vedere quello che oggi si sta facendo. Allora, oggi lo sforzo internazionale nello studio del cosmo è particolarmente intenso, perché si è capito che il cosmo ci dice l'estremamente grande, come vi dicevo, dà informazioni sull'estremamente piccolo, perché il punto congiunzione tra questi due mondi, che sembrano due mondi assolutamente distanti, è quel momento di 13, quasi 14 miliardi di anni fa, in cui in realtà il tutto era concentrato a distanze quantistiche. Quindi tutto quello che osserviamo oggi è frutto, in qualche modo, di quello che era allora, ma allora le distanze erano quantistiche, quindi erano distanze dell'estremamente piccolo. L'estremamente piccolo, la sua impronta, lo riporta sull'estremamente grande. Allora, abbiamo osservatori come la SIGA in Cile, che stanno dando un importante contributo nell'ottico, o radiotelescopi come Arecibo, e soprattutto osservazioni dirette attraverso telescopi come Hubble, che nonostante abbia concluso la sua vita, quella prevista, diciamo, continua a fornire informazioni importanti. E poi due oggetti che in questo momento stanno dando, che sono, mentre quello è il passato in qualche modo, oggi abbiamo un telescopio che si chiama Fermi, che sta cercando la materia oscura nello spazio, e di volta in volta sta esplorando modelli possibili per la materia oscura, perché diciamo l'idea è questa: io non so com'è fatta, ma ho modelli descrittivi, che sono però ancora solo modelli, che la prevederebbero con certe caratteristiche. Allora, di nuovo, io la prevedo con certe caratteristiche e chiedo allo sperimentatore valla a cercare, e gli dico ovviamente come la deve cercare. Tutto questo ha significato, nel caso di Fermi, la costruzione di un satellite messo in orbita, che insomma è uno sforzo internazionale notevole. E questo è Planck. Planck, tra l'altro, è l'esperimento italo-francese, quindi
che forse sta dando sicuramente in questo momento la punta di diamante della ricerca cosmologica mondiale, ed è un oggetto che sta osservando, diciamo, quella emissione, quel rumore del fondo cosmico che vi dicevo osservato da Penzias e Wilson in passato. L'immagine che stiamo avendo ovviamente dell'universo è un'immagine assolutamente più ricca ed entusiasmante, affascinante rispetto a quello che potevano osservare i nostri predecessori e già che si poteva osservare una generazione fa. Gli strumenti avanzano e la tecnologia avanza in una maniera incredibile, fornendo la possibilità di leggere, di avere dati a disposizione, osservazioni incredibili. Come si presenta l'universo se uno potesse osservarlo su scale cosmiche? Così. È una struttura a filamenti in cui, guardate che i filamenti sono ammassi di ammassi di ammassi di galassie, cioè sono oggetti che sono di dimensioni incredibili. Quindi che cosa leggiamo? Leggiamo un universo che è essenzialmente vuoto. Ha una struttura di spugna dove tutta la materia è distribuita in queste regioni di frontiera, nelle superfici di queste bolle, che però sembrano essere vuote, almeno vuote da materia luminosa, probabilmente piene di materia oscura o di energia oscura. Infatti l'energia oscura è quella che contribuisce più di tutti alla energia complessiva, a quello che si chiama il budget energetico dell'universo. Quasi, abbiamo detto, per il 60-70%. Ed è una forma di energia molto strana. Cioè non è l'energia della relazione elettromagnetica come la conosciamo, ha delle caratteristiche particolari, ha una, quella si chiama un'equazione di stato particolare. Su questo la gente sta molto cercando, e quello che probabilmente si sta immaginando è che questa energia oscura abbia a che fare con la struttura di quello, del vuoto di cui parlavo all'inizio. Cioè l'idea di vuoto, che per il fisico vuol dire lo stato fondamentale dal quale far nascere, sotto forma di eccitazione, questa è, diciamo, la parola tecnica, vuol dire semplicemente è il sostrato sul quale la materia è costruita, qua la materia è costruita sulla base della teoria, probabilmente le caratteristiche di questo, di questo oggetto, che noi chiamiamo appunto vuoto, sono particolari. E quindi andrebbero, vanno riviste, e probabilmente sono l'origine di questa energia oscura. Questa energia oscura ha una sua evidenza, è un fatto abbastanza assodato e robusto, perché quello che si è osservato è che l'universo in realtà sta avendo delle espansioni accelerate che sono un po' funzione della distanza, quindi ha una caratteristica, diciamo, questa storia che vi dicevo del redshift, cioè dell'allontanamento, non è costante, quindi c'è un andamento in funzione del redshift che può essere soltanto spiegato in termini della presenza di questa energia oscura. Ultima cosa, e attenzione, ho anche un altro modo per verificare la presenza di materia che non vedo, ed è il cosiddetto fenomeno del lensing, cioè il fatto che intorno a un campo gravitazionale la luce curva. Questo fu osservato, ed è una previsione della relatività generale, quindi di Einstein, ed è una cosa nota, cioè la gente osservava da tempo che una stella che è dietro un oggetto molto grande io la vedo con un cerchio, cioè un effetto di aberrazione ottica che viene semplicemente dal fatto che l'oggetto emette, i vari raggi di luce curvano, e quando io raccolgo la luce, invece di avere un'altra volta un punto, ho un oggetto esteso. Beh, questo mi permette di fare una misura della massa dell'oggetto interposto tra me, non solo, ma mi permette anche di vedere un oggetto che è dietro qualche cosa, che non potrei vedere, che altrimenti non potrei vedere. E infatti il fatto che l'ottica della relatività generale non è un'ottica geometrica, nel senso che non c'è propagazione lungo le linee rette, ma lungo quelle che si chiamano geodetiche. Vedete questi fenomeni di lensing, forse si intravedono, sono dei cerchi
che forse vedete, che altro non sono che una stella che sta dietro, che sta emettendo. Bene, allora, mettendo insieme questo, un universo fatto di materia luminosa, quella che di cui siamo fatti noi, no? Forma i pianeti e le stelle che conosciamo, di una materia oscura che non conosciamo ma di cui conosciamo alcune caratteristiche, di un'energia oscura che conosciamo ancora meno, diciamo, che non sappiamo come evidenziare, allora è possibile cominciare a studiare. Infatti questo per esempio è l'osservazione a partire dal nostro punto di osservazione, cioè dalla Terra, di quella che è la distribuzione della materia, e vi faccio vedere una simulazione può essere fatta, cioè io posso in realtà provare a mettere le leggi della fisica in funzione, prendere un numero molto grande di particelle e vedere se queste si aggregano secondo caratteristiche che sono quelle che osservo nell'universo come tutto. E se lascio variare il tempo, vedete, guardate l'oggetto come assume la forma. Questa è una simulazione al computer, quindi non è un oggetto reale. Questo è quello che sarebbe avvenuto se l'universo avesse obbedito alle leggi, che sono leggi della fisica e non ad altro, mettendo la materia scura ad H. Come vede, questo, diciamo, è confortante, una visione confortante, non è molto diverso da quello che in realtà è l'osservazione. E che, diciamo, indirettamente, un po' come il gioco del puzzle, io ho messo tasselli che partivano da direzioni diverse, quando questi si incrociano trovo un pezzo che unisce i due bracci. Beh, questo è confortante, vuol dire che le ipotesi di partenza sono delle ipotesi probabilmente parzialmente corrette. Chiudo dicendo che le interazioni fondamentali sono sicuramente il punto di partenza e debbono essere la guida. Gli esperimenti del CERN ci hanno fornito tantissime informazioni e continuano a fornirci informazioni su quella che è l'interazione fra gli elementi costituenti la materia. Tuttora cercano caratteristiche che sono state predette ma mai osservate, al punto che oggi è possibile rappresentare in questa figura quella che è stata la storia dell'universo. Bella questa. Noi partiamo da questo istante T uguale 0 che si chiama Big Bang, e non vuol dire che tutto l'universo era un punto, attenzione, cioè tutto l'universo che conosciamo, che noi vediamo, era un punto con dimensioni quantistiche, ma c'è una parte dell'universo che noi non vediamo, con il quale non siamo mai stati in contatto. Quindi la dimensione finita dell'universo è un concetto diverso da dire che questo oggetto è di dimensione finita. Cioè l'universo può continuare a essere un oggetto di dimensione infinita. Io ho esplorato, esplorerò e ho avuto contatto solamente con una parte di questo universo, perché è un oggetto che sta espandendo. In un sistema che espande le leggi sono molto diverse rispetto a un oggetto che è statico. Un oggetto che è statico e infinito, io ho sempre una chance, aspettando un tempo sufficientemente lungo, di contattare qualcuno che è distante. L'universo che espande, questo non può essere fatto. C'è un limite oltre il quale io non potrò andare, perché l'oggetto, nel mentre io cerco di parlare, si allontana. Allora vedete qua rappresentata in maniera pittorica e molto semplice quelli sono degli step dell'evoluzione. C'è una fase, e qua c'è anche la parte che è un po' a me cara, perché è la parte di cui siamo occupati per tanti anni, che sarebbe questa della cosiddetta nucleosintesi, cioè quando sono formati gli elementi, così come quelli che formano il Sole, diciamo tutti gli altri pianeti e stelle. E poi la struttura dagli atomi neutri, quindi da un universo fatto di atomi neutri, diventa invece un universo fatto di particelle, e poi la struttura su larga scala, ma per passare da questo, fin qui siamo nell'ordine delle ore, ma poi per arrivare qui a strutture dobbiamo andare delle centinaia di migliaia di anni, e poi arrivare, diciamo, all'universo che conosciamo adesso. Giusto per dare un'idea, e vi ringrazio, diciamo, per l'attenzione, abbiamo avuto tre popolazioni stellari.
cioè abbiamo questa che stiamo osservando in questo momento, è la terza di tre popolazioni stellari, vanno numerate in senso contrario, cioè la popolazione 1 è quella che abbiamo adesso, la popolazione 2 è quella delle stelle che sono morte un po' di tempo fa, e la popolazione 3 è quella, è una popolazione ipotetica di stelle che sono state la prima generazione stellare. Non è un universo particolarmente anziano, quindi ha visto tre generazioni di stelle, ha visto una struttura in galassie che è grosso modo quella che vediamo adesso, anche se ahimè devo dirvi che vabbè, non ci riguarda perché la nostra vita è molto più breve, ma in realtà le galassie hanno una loro dinamica complicata che molto spesso le fa collidere, le permette a questi oggetti di modificare la forma e così via. Tutte queste osservazioni ovviamente vengono fatte tutt'oggi e lo sforzo complessivo che tutte le branche della fisica, soprattutto la fisica fondamentale, stanno facendo sono quelle di, ci auguriamo, insomma, di individuare principi sempre più semplici e sempre più unici che siano alla base di tutto quello che osserviamo. In questo senso la M-theory, o la teoria di ogni cosa, è questa luce che ogni tanto intravediamo alla fine del tunnel, però il tunnel effettivamente può essere molto molto lungo. Grazie. Grazie, se accendete un attimo la luce qui, così possiamo, abbiamo il tempo di reagire un attimo a questa lezione molto complessa, si vede proprio che argomenti davvero scientifici che ha cercato il professor Miele di sintetizzare, ecco, vedo alcuni che si stanno sbracciando, così, beh, se lo merito un applauso proprio veramente come più domande. Allora, certo, avete visto come i due saperi sono molto diversi, la teologia, la filosofia da una parte e anche l'analisi, le verifiche, però sarebbe interessante chiedere qualcosa, ce l'abbiamo qui, poi non torna più, tornerà certamente alla fine del mondo, ma non torna più. Certo che la scienza sta facendo dei grandi passi, ma avete visto anche come siamo piccoli di fronte a questo mistero grande. Quale domanda adesso vi sorge, rapida, professor Miele? Sarei contento proprio di così, domande molto semplici, alzate la mano, te li... prego signora, puoi raccogliere. Allora, prima di tutto grazie, perché veramente sento proprio al cuore dirle grazie, è stato bellissimo. E poi mi ha colpito una cosa, e non so, volevo confrontarmi un attimo, se era soltanto un discorso così emotivo, oppure c'è una base, perché nelle sue slide a me è sembrato spesso di vedere praticamente le immagini che ho visto a volte al microscopio elettronico che ci riguardavano. Cioè, mi è sembrato di vedere gli astrociti, mi è sembrato di vedere il tessuto nervoso, per cui, non lo so, per un attimo mi sono sentita un po' diverso. Dico, forse veramente abbiamo qualcosa, c'è qualcosa in noi. Nel corpo umano, vuol sì, dire? Sì, okay. Di noi che praticamente... Grazie, puoi prendere il microfono così ci abbiamo... Allora, ecco, c'è un altro, una seconda... Raccogliamo 3-4 interventi. Prego, alzate la mano chi vuole intervenire. Prego. Antimo. Ti sente? Sì, sì. Al professore fisico vorrei domandare. In effetti la teoria del Big Bang non era solo la teoria del campo. Ci sono anche le teorie del grande rimbalzo o le teorie delle membrane cosmiche, no? E queste ipotizzano una concezione della storia dell'universo non lineare ma ciclica. Cioè, ci sarebbe questo esempio nella teoria del grande rimbalzo, ci sarebbero stati altri universi prima di questo universo e vari universi che si sviluppano, poi implodono e si creano nuovi universi. Il fatto che la comunità scientifica scelta soltanto la teoria del Big Bang, in due minuti però, a che cosa è dovuto? Ultimamente sentivo Piero Angelo che Gerardo diceva, perché noi stiamo sperimentando che l'universo si sta sempre più espandendo. Ma anche quella del grande rimbalzo non esclude questo aspetto della espansione.
Grazie, sì. Pure a me, sì. In riferimento a questo, sì. Quello che diceva la biblista stamattina, cioè, va bene quello che ribadiva anche voi, anche lei oggi, che il testo biblico non presuppone necessariamente, come è stato invece detto per secoli, una creazione ex nihilo, ma si parla nel testo della Genesi di un caos primordiale, sì, da cui Dio ordina dal caos al cosmo. Sì. Quindi, anche se fosse, e anche se la scienza arrivasse a una concezione ciclica dell'universo, cioè più diversi, questa nuova lettura del testo biblico potrebbe essere una base per un confronto e non, certo, per uno scontro. Infatti, infatti.